Il capitano di fregata Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. Si è insediato il 6 settembre 2013 con una cerimonia ufficiale nel corso della quale ha ricevuto le consegne dal capitano di fregata Diego Tomat, che lascia Gioia Tauro con destinazione Trieste, dove assumerà il prestigioso incarico di capo reparto della tecnica e sicurezza della navigazione. Il comandante Tomat, che si è molto contraddistinto per una sua attività concentrata sulla tutela dell'ambiente e del territorio, ha voluto ringraziare tutte le autorità militari e gli enti locali che hanno collaborato in sinergia con la Guardia Costiera di Gioia Tauro. Il suo successore a Gioia Tauro, il comandante Davide Barbagiovanni, è laureato in giurisprudenza ed ha frequentato il corso di Intelligence and Security a Roma, il corso di Stato Maggiore presso l'Istituto degli Studi Militari Marittimi di Venezia ed il corso presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze di Roma. Ha una vasta esperienza professionale, avendo ricoperto numerosi incarichi presso le capitanerie di Porto di Messina, Milazzo e Reggio Calabria. Dal 2001 al 2004 è stato comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Cetraro. Immagini ed interviste di Graziano Tomarchio. Ha inizio la cerimonia di passaggio di consegne del comando della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro tra il capitano di fregata Diego Tomat e il capitano di fregata Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo. Alla cerimonia interverrà il comandante del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, contrammiraglio Roberto Camerini. Comandante dei reparti e direttore della cerimonia è il comandante in seconda, capitano di fregata Antonio Lo Giudice. Dello schieramento in atto fanno parte il picchetto d'onore in armi, ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni, impiegati civili
della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed il titolare della delegazione di spiaggia di Palmi. Fanno ora ingresso sul luogo della cerimonia i labari ed i medaglieri delle associazioni combattentistiche e d'arma. Ingresso sul luogo della cerimonia i gonfaloni dei comuni di Rosarno, San Ferdinando, Gioia Tauro, Palmi e Seminara. Fa ora ingresso sul luogo della cerimonia il capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Gioia Tauro, capitano di fregata Diego Tomat. Onori al capitano di fregata Diego Tomat, capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Gioia Tauro. Fa ora ingresso sul luogo della cerimonia il comandante del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, contrammiraglio Roberto Camerini, accompagnato dal direttore marittimo della Calabria e della Lucania, capitano di vascello Gaetano Martinez e dal capitano di fregata Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo. La parola il capo del compartimento marittimo, capitano di fregata Diego Tomat. Ammiraglio Camerini, comandante Martinez, autorità tutte intervenute, associazioni combattentistiche d'arma, rappresentanti delle istituzioni locali, operatori portuali, colleghi, organi di informazione e ospiti tutti, è oggi per me un momento di grande emozione. È oggi un momento di me per grande emozione perché oggi passo le consegne al nuovo comandante, il comandante Barbagiovanni Minciullo, che mi sostituisce dopo quasi 2 anni di un percorso per me importante, un percorso importante che ha segnato la mia vita e che è stato caratterizzato dalla più grande esperienza professionale ed umana sinora vissuta in vita mia. 2 anni trascorsi in una terra martoriata, così dicono, una terra inospitale, così dicono, che si è invece rilevata uno dei bei posti d'Italia. È un posto che lascio con tristezza, è un posto che lascio con tanti bei ricordi, soprattutto per le persone che ho incontrato e che ho conosciuto, a livello della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, a livello anche delle istituzioni locali e di tutte le autorità del posto. Non posso non citare anche tutte le persone che in questi 2 anni mi hanno accompagnato e mi sono stato a fianco e che non fanno parte della Capitaneria. Non posso fare i nomi, altrimenti staremmo qua mezza giornata.
Ringrazio il mio equipaggio, è un gruppo di persone lodevoli, brave, affiatate, che ho spremuto fin quanto potevo spremere, per cercare di ottenere un risultato che sia anche apprezzato dalla cittadinanza e che sia, sia poi di esempio per tutti noi. A loro devo tanto, al comandante lo giudice, al signor Romeo, al signor Ferraro. Mi fermo qui perché citar tutti diventerebbe, come dicevo prima, troppo lungo. A loro devo tanto perché in questi 2 anni mi hanno supportato e mi hanno sopportato. Sono sempre stati al mio fianco con grande lealtà, con grande fedeltà e con un grande spirito di iniziativa. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e per quanto riguarda il futuro auguro al comandante Barbagiovanni Minciullo di poter vivere la stessa esperienza esaltante ed emozionante che ho vissuto io, un'esperienza che pochi hanno la fortuna di avere e per i quali ringrazio il direttore marittimo, il comandante Martinez, che mi è sempre stato a fianco, che mi ha sempre confortato anche nell'opera intrapresa e per il quale nutro un grande affetto. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alle forze di polizia locali, con le quali la collaborazione è stata stretta, proficua, ma soprattutto fattiva, come altrettanto è stata con la Procura della Repubblica di Palmi, con la quale i contatti frequenti e soprattutto umani hanno consentito di operare nell'assoluta tranquillità e serenità. A tutti loro un mio grande ringraziamento di cuore per delle persone che ho conosciuto, mai dimenticherò e che spero di rincontrare di nuovo nella mia vita professionale. Grazie a tutti e a presto. Ha ora luogo la cerimonia di riconoscimento. Ufficiali, sottufficiali, sottocapi comuni, in nome del capo dello Stato... Presenta! Quale capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Gioia Tauro. Il capo del compartimento marittimo, capitano di fregata Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo. Ammiraglio Camerini, comandante Martinez, signor procuratore, autorità civili, militari, religiose, gentili ospiti, è un onore avere la possibilità di porgervi i miei saluti e i miei ringraziamenti per la vostra partecipazione a questa cerimonia che, nella sua solenne brevità, ha un alto valore simbolico nel sancire l'avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. L'assunzione del comando di una Capitaneria costituisce per un ufficiale di porto uno dei momenti più significativi della carriera professionale. È sicuramente uno degli obiettivi principali a cui si ambisce giungere fin da quando si entra in Accademia e si comincia a respirare la storia, le tradizioni, le variegate e peculiari competenze del corpo a cui sono fiero di appartenere e che, a sottolinearne la specificità, è denominato appunto Corpo delle Capitanerie di Porto. Non siamo di fronte ad un mero punto di arrivo. Questa nuova esperienza costituisce soprattutto una tappa fondamentale da cui trarre nuove e stimolanti motivazioni per il prosieguo della vita lavorativa. E oggi, qui a Gioia Tauro, si avvera quell'aspirazione, resa ancora più gratificante dalla consapevolezza di avere di fronte uno dei porti più importanti a livello internazionale, un porto che possiede interessanti potenzialità di crescita, nonostante le limitazioni imposte dall'attuale crisi economica mondiale. In questi pochi giorni dal mio arrivo
ho avuto modo di scoprire alcuni punti di forza di questo porto. In primo luogo l'elevata professionalità dei servizi portuali, dei piloti, dei rimorchiatori, degli ormeggiatori e insieme a loro di tutta l'utenza marittima. La sinergia poi con l'autorità portuale contraddistingue in modo sicuramente positivo questa realtà, nella quale i rapporti tra tutti i soggetti ed operatori portuali sono improntati sulla massima collaborazione e reciproco rispetto dei ruoli. Appare poi pienamente condivisa la convinzione che la crescita economica e quella dei traffici commerciali devono essere costantemente affiancate dall'impegno globale di garantire il più alto grado di sicurezza in campo marittimo e portuale. Non passa certo inosservata l'intensa e proficua collaborazione tra le forze di polizia, che operano sotto il sapiente coordinamento dell'autorità giudiziaria e che sono costantemente impegnate per assicurare la salvaguardia di quelle condizioni di sicurezza indispensabili per l'affermazione e la crescita di sane attività produttive. Sono consapevole di ricevere un'eredità importante, una capitaneria plasmata negli anni da illustri comandanti e da ultimo, ma solo in ordine cronologico, da te, caro Diego. Autorità, voglio assicurare che il mio impegno sarà massimo, sia per proseguire nel segno della continuità gli indirizzi dei miei predecessori e sia per fornire la necessaria collaborazione a tutte le istituzioni dello Stato e degli enti territoriali. Particolare attenzione sarà posta sull'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da incrementare le funzioni di sportello unico del mare, quale strumento indispensabile per soddisfare legittime aspettative dell'utenza marittima. Altrettanto intensa sarà l'attività svolta per supportare il percorso di legalità a cui anche il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, è chiamato a fornire il proprio contributo a favore della società civile. Obiettivi che, grazie al personale di questa Capitaneria, che ho già cominciato a conoscere e ad apprezzare per serietà e dedizione al dovere, sono sicuro saranno ampiamente conseguiti. Viva l'Italia, viva la Marina Militare, viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. Direttore marittimo della Calabria e della Lucania, capitano di vascello Gaetano Martinez. Comandante di Riposa. Desidero ringraziare tutte le autorità intervenute, l'ammiraglio Camerini e i gentili ospiti. La vostra presenza ci onora ed allustra l'odierna cerimonia. Giunga con affetto il saluto della Direzione Marittima della Calabria della Basilicata, che viene esteso chiaramente a tutto il personale della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera del Compartimento Marittimo di Gioia Tauro. Questi uomini e queste donne che voglio ringraziare svolgono un ruolo unico al servizio della collettività, che li pone in situazioni di grande impegno nel governo del mare, in un ruolo sempre più trasversale in numerose materie, quale ad esempio la sicurezza della navigazione, la portualità, la filiera della pesca e la connessa tutela del consumatore, la salvaguardia dei diritti della vita umana, dei beni ambientali e culturali. Un plauso pertanto va a tutto il personale militare e civile della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e a tutti gli uffici dipendenti. Gli straordinari successi ottenuti nel campo della sicurezza in mare e della tutela ambientale e costiera si sommano alle innumerevoli operazioni di polizia giudiziaria svolte sotto l'attento coordinamento della procura competente. Grazie, dottor Creazzo. Massimo ringraziamento e apprezzamento al comandante Tomat, che ha saputo coniugare la capacità professionali con la dote del buonsenso non slegate dalla dedizione al servizio e alle istituzioni. A lui e alla sua famiglia va il nostro abbraccio affettuoso e l'augurio di una prestigiosa carriera. Al comandante Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo, proveniente dalla nostra direzione marittima, va il più sincero vento in poppa per il prestigioso incarico che assume. Sono certo che saprà essere all'altezza del compito che lo attende, come ha saputo dimostrare negli incarichi già espletati a Reggio Calabria.
Il comandante Barbagiovanni sarà in grado di garantire la continuità delle attività amministrative e operative in sinergia con tutte le realtà impegnate per la crescita del territorio compartimentale e di questo porto. Porto straordinario, come straordinaria è la città di Gioia Tauro, caratterizzata da una sua tipicità, fatta anche di mille difficoltà. Eppure sempre pronta a dare il meglio, mai rassegnata ad un destino pervaso da problematiche complesse e impegnative. A voi uomini e donne della Capitaneria di Porto Quarta Costiera di Gioia Tauro va la mia esortazione a continuare ad operare per essere un'amministrazione moderna, flessibile, attenta alle esigenze dei cittadini e degli utenti del mare. Grazie per l'attenzione. Speriamo di... sto un po' inclinato, ma va bene. Intanto voglio porgere sinceramente il mio più deferente saluto e omaggio alla Calabria, che è una terra nobilissima e di antiche civiltà. E chiaramente saluto deferente che estendo a tutte le autorità militari, religiose, civili che sono qui intervenute, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, lasciatemi un po' un saluto particolare all'Anni di Gioia Tauro, ai gonfaloni splendidi della città di Gioia Tauro, di Rosarno, San Ferdinando, Palmi, Seminara, spero di esserveli ricordati tutti, e a tutti, ai giornalisti, che la loro opera è estremamente importante in questo paese, e a tutti i gentili ospiti. Veramente la vostra presenza a una cerimonia di... diciamo una cerimonia che di cessione di comando, che di fatto si richiama e si rifà alle più nobili e solide storiche tradizioni della Marina Militare. Ebbene, la vostra presenza sicuramente dà il riguardo, cioè testimonia il riguardo, la vicinanza e l'affetto che tutti voi avete nei confronti di questo compartimento, quindi la compamare Gioia Tauro. Un saluto particolare, ma vi posso togliere questa cosa? Che... grazie. Un saluto particolare voglio rivolgere agli uomini e alle donne della compamare. Voi veramente fate un lavoro straordinario in una compamare di prima linea, sicuramente, e veramente con grande dedizione e con grande professionalità. Quindi voi quotidianamente riuscite ad assolvere il vostro dovere in maniera meravigliosa e verso la collettività. La nazione sicuramente non sta passando un momento economico dei migliori, però questo non ci deve scoraggiare. Quando le risorse esterne vengono meno, bisogna ancora più far leva, e bisogna comprenderlo questo, sulle risorse interne, che sono proprio il personale. Quindi ognuno di noi deve veramente sentire la fierezza, l'orgoglio e il senso di responsabilità di far parte vitale proprio di un processo di efficientamento della forza armata, che ormai è estremamente necessario. Io sono emozionato, ma vedevo e leggevo l'emozione del comandante Tomat, del comandante Bongiovanni, perché effettivamente la cessione, la cerimonia di cessione e di assunzione di un comando è qualcosa di fortemente, un momento fortemente emotivo, e non coinvolge soltanto chi effettivamente si avvicenda al comando, ma coinvolge anche, io ritengo, a me sicuramente, ma ritengo tutti i presenti. È veramente un momento in cui si avverte forte e chiaro il senso della missione, lo scopo, proprio la ragione di una scelta di vita. Quindi un momento, lasciatemi passare il termine, sacro, quasi sacro, e quindi capisco perfettamente quello che in questo momento stanno provando i due comandanti.
Per quanto riguarda il comandante Tomat, chiaramente i sentimenti in questo momento sono duplici, sono veramente felice, contento che possa ritornare verso casa. Avrà un incarico prestigioso che si merita appieno presso la direzione mare, la direzione marittima di Trieste. È chiaro quindi qual è il rammarico? Il rammarico è chiaramente che si perdo nell'ambito della giurisdizione un ufficiale di sicuro valore, veramente, che ha operato molto bene, che ha operato con grande professionalità, con rigore morale e trasparenza intellettuale. E quindi penso che oggi meriti il plauso corale da parte di tutti noi. Grazie comandante. Al comandante Barba Giovanni Minciullo, oltre che dargli il welcome a bordo, come si usa in marina, benvenuto a bordo, ma non posso dargli altri consigli. È sicuramente un ufficiale di primissimo valore che sta venendo da un corso all'ISMI, per cui sarà diventato ancora più bravo, devo dire, quindi ha tutte quelle competenze e quelle qualità per cui non ho assolutamente alcun dubbio che saprà svolgere al meglio il proprio lavoro. Poi bisogna farsi forza e determinazione della qualità, veramente, e lo dico col cuore, non tanto per dirlo, del personale e di questa companale. Quindi in bocca al lupo veramente, ci vedremo in altre occasioni. Quindi viva Gioia Tauro, viva la Marina, viva l'Italia. Prende la parola la vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, onorevole Antonella Stasi. Buongiorno a tutti e anch'io a nome della Regione Calabria saluto il comandante Diego Tomat e lo ringrazio per la collaborazione avuta nel periodo di sua permanenza a Gioia Tauro. Una solida e proficua sinergia istituzionale ci ha visto impegnato, sperimentato ovviamente da anni, iniziata già con i suoi predecessori, ma quello che voglio precisare comunque è che abbiamo lavorato 2 anni insieme, ovviamente a vantaggio dei cittadini, delle imprese, della sicurezza in genere, della navigazione all'interno del comitato portuale, in un'area sappiamo di pertinenza del più grande porto italiano di transshipment. In questi 2 anni il comandante Tomat si è distinto per l'attività svolta con elevata competenza, spiccata professionalità e senso del dovere e che, soprattutto capacità organizzativa e sinergie ovviamente istituzionali con noi della Regione Calabria, e volto ovviamente alla risoluzione di tutte le situazioni che lo hanno visto impegnato nel suo ruolo istituzionale, donando lustro alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. È intenzione del governo regionale proseguire questo dialogo anche con il nuovo comandante, capitano di fregata Barba Giovanni, uomo di riconosciute capacità tecniche, professionali e umane, sicuri di trovare un interlocutore altrettanto attento e disponibile al dialogo interistituzionale. A lui vanno i migliori auguri per il suo incarico. La cerimonia è terminata. Le autorità, i gentili ospiti e il personale tutto sono invitati al vin d'onore offerto dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. Thank you.
tra poco tutte le interviste dedicate. In particolare ascolteremo il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, il capitano di fregata Davide Barbagiovanni, ed il cedente capitano di fregata Diego Tomato. Comandante, 2 anni di Diego Tomat, comandante di Porto di Gioia Tauro, cosa ha lasciato a questo territorio? Moltissimo, un collega che ha avuto un equilibrio nella conduzione dell'incarico importantissimo del compartimento marittimo di Gioia Tauro, che poi si caratterizza anche da un porto che è un porto di livello internazionale. Un ragazzo molto in gamba, mi dispiace da direttore marittimo che lui vada via dell'ambito della direzione marittima, però è giusto che raggiunga Trieste, dove ci sono i suoi affetti, dove deve seguire determinate problematiche familiari, e quindi gli auguro un bene assoluto e una grande carriera, perché se lo merita veramente. Comandante, cosa le aspettative per questo nuovo incarico, quali sono? In un territorio difficile come quello di Gioia Tauro? Ma devo dire che sono entusiasta di essere venuto in un porto importante come Gioia Tauro. Aspettative, il mio impegno sarà massimo e quindi sono sicuro che ci saranno degli ottimi obiettivi che verranno perseguiti e raggiunti con la collaborazione di tutto il personale della Capitaneria, che, come ho avuto modo di dire nel discorso, è serio e molto determinato per poter svolgere un servizio a favore della collettività. Ammiraglio, quanto è difficile coordinare delle capitanerie di porto del sud Italia in territori difficili come questo? Ma devo dire che noi come Mari Sicilia, come Comando Militare Marittimo Autonomo, abbiamo chiaramente interesse anche sulle direzioni marittime che sono a Catania, a Palermo e a Reggio Calabria, ma in realtà la direzione marittima è assolutamente autonoma e ha delle competenze veramente della qualità del personale, per cui diciamo che si muovono con i propri passi, non aspettano certamente il Comando Militare Marittimo Autonomo per potersi muovere. La realtà di Gioia Tauro la conosce o... Io conosco Gioia Tauro perché Gioia Tauro è un porto importantissimo, un hub per per container assolutamente di primaria importanza. Purtroppo diciamo che tutte le portualità italiane stanno in questo momento avendo delle difficoltà, probabilmente perché non siamo competitivi in termini di costi, e quindi penso che anche Gioia Tauro stia in questo momento segnando un po' il passo in attesa di un rilancio che chiaramente non può che essere, non può che avvenire attraverso degli investimenti e dei nuovi investimenti. Però diciamo che Gioia Tauro ha un futuro sicuramente brillante nella portualità italiana. Comandante Tomat, 2 anni passati in un territorio difficile ma anche importante come quello di Gioia Tauro, cosa è rimasto? Ma allora, quello che mi rimane di Gioia Tauro e che mi rimane di tutta la Calabria, l'affetto dimostrato dai calabresi, la loro cordialità e ospitalità. Mi rimane un ricordo di 2 anni trascorsi in maniera meravigliosa, costellati da eventi tristi personali che però non sono riusciti a sminuire quello che è l'amore che ho sviluppato in questi 2 anni per questa terra, una terra che veramente mi mancherà molto, l'emozione è molto forte, l'emozione del distacco.
per cui ho già trovato la medicina, che periodicamente dovrò ritornare. Dovrò ritornare per rivedere gli amici, per rivedere queste terre, per sentire di nuovo il profumo della Calabria, che questa regione che è sconosciuta al resto dell'Italia e che non merita assolutamente i titoli di copertina che spesso e volentieri vengono dati a livello nazionale, e non merita assolutamente di essere bistrattato o considerato una regione di categoria B. È una regione assolutamente stupenda, credo sia la regione più bella d'Italia e merita veramente tanto per un futuro radioso. In questi due anni qual è il caso che vi è rimasto più in testa, più in mente? L'operazione più importante che avete fatto, che le è rimasta? Diciamo che in questi due anni l'attività più grossa che abbiamo fatto è stata quella in campo ambientale nel contrasto della pesca illegale. Nell'ambito della pesca illegale abbiamo avuto varie difficoltà nella zona della Tonnara di Palmi, che è conosciuta, un luogo noto per la pesca illegale. Abbiamo cercato diversi percorsi anche attraverso l'amministrazione comunale per cercare di dare la legalità anche a quelle persone. Piano piano sembra che qualcosa si stia facendo, insomma, che la strada prosegua. Quello che mi ricordo di più sono le notti passate in mare assieme ai miei a dare la caccia ai pescatori abusivi. Devo dire che è stata un'esperienza unica, anche perché sentire di notte il respiro del mare calabrese è un qualcosa di meraviglioso. Grazie tanto.